Ciao a tutti, benvenuti. Il brano di cui parliamo oggi è Il tempo di morire e cercheremo di avvicinarci alla versione di Vasco, quindi brano di Lucio Battisti, in originale, l'originale in Do, ma la versione di Vasco è in La, che è più adatta alle caratteristiche della sua voce. Trovate in descrizione i link per scaricare la parte che utilizziamo come riferimento e anche gli MP3 e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Quadriamo la cosa dal punto di vista ritmico, come al solito. Il pezzo è suonato con tre accordi per noi facili, finalmente ogni tanto, niente barré, niente cose strane. La, re, mi. Ci sono diverse cose da dire. La prima è che trovate un'indicazione delle note sul pentagramma, che vi ricordo non sono suoni, sono ritmo. Andiamo a vedere la prima battuta, poi si ripete con questo schema molto semplice, ma con una cosa a cui bisogna prestare attenzione, cioè c'è un La che suona ta ta ta, c'è una nota in batte, una nota elevare e poi il cambio di accordo con il Re sull'ultimo quarto della battuta, quindi suona questo 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Se noi vogliamo essere dei robottini suoneremo appunto così. Però, se ascoltate l'originale di Vasco, c'è Ciccio. Loro suonano belli cattivi, fanno una cosa più. Quindi usiamo la parte come riferimento, ma poi ascoltiamo. Lo strumento più importante che abbiamo è questo, ascoltiamo. Andiamo avanti, il brano poi si raddrizza dalla battuta 26, la parte viene scritta, c'è un'ultima battuta così, con un crescendo e vedete che alla battuta 27, 28, 29, alla 28 c'è un Mi con una dinamica in crescendo e poi c'è una F scritta sotto lo spartito che significa forte, quindi si porta sulla dinamica e lì si va in una sezione del brano dove dobbiamo suonare un po' più davanti. Io adesso sto andando su con un ibrido tra un accordo e un power chord. Però è suonabilissima anche usando gli accordi semplici, quindi se non siete ancora in grado di fare questa cosa, state tranquillamente qua. Se io dovessi suonare come scritto, suonerei così, dalla battuta 29, dove c'è il La con la dinamica forte. Però diventa un po' noiosetta. Ascoltare e suonare insieme a basso batteria, dargli l'intenzione giusta. Non ci sono altre cose particolari, quindi io passerei all'esecuzione. Attenzione al ritornello alla battuta 51, quindi dal 51 si ritorna alla 21, si ripete tutto una volta e poi si va al gran finale dove appunto abbiamo visto che ci sono ancora delle cose in levare come all'inizio. 1, 2, 1, 2, 3, 4.